Santa Wagna per tutti, sono Mr. White, benvenuti qui su Wagna. Oggi sono qua con un nuovissimo video, per la verità molto veloce, su Call of Duty Black Ops 3 Beta. In serata, infatti, esattamente intorno alle 7 di questa sera, venerdì 21 agosto 2015, verrà rilasciato un aggiornamento per la beta di Call of Duty Black Ops 3. In questo aggiornamento, che è stato annunciato questa notte durante una live su Periscope del team Treyarch e che appunto abbiamo avuto modo di in parte seguire, sono state annunciate diverse nuove introduzioni su questa beta. Forse la più importante introduzione è l'innalzamento del level cap. Questo cosa significa? Che potremo aggiornare, far crescere il nostro personaggio fino al livello 34. Questo cosa significa? Direttamente più equipaggiamento, più score streak e anche altri specialisti sbloccati. In particolare ci tengo a dire che verrà sbloccato maschera tattica e quindi avremo finalmente la possibilità di difenderci dalle flashbang, che sono molto molto potenti e andrebbero patchate su Black Ops 3. Inoltre avremo l'introduzione del VPM, l'HATR in italiano, ovviamente corrispettivo in inglese, che è appunto l'equivalente del VSAT, il Power Core, che è sempre una serie di punti, ed infine il Reaper, che è uno specialista nuovo che viene introdotto appunto con l'innalzamento del livello del personaggio. Viene introdotta inoltre la famosissima modalità palla a mano uplink, finalmente in questa beta, e anche questo ovviamente è una fonte di novità che appunto non guasta. Ma la cosa più importante è che viene aggiunta finalmente un'altra mappa, quindi avremo 4 mappe in totale sulla beta multigiocatore di Black Ops 3. Stiamo parlando di Stronghold, che è la mappa innevata che avete visto già dai nostri gameplay e dai nostri video registrati a Colonia durante il Gamescom 2015. Quindi vi ricordo che l'aggiornamento uscirà questa sera intorno alle 19 orario italiano, che tutte le informazioni che vi sto dicendo e che vedete uscire qui sul nostro canale sono prima pubblicate sul nostro sito www.wagna.it. Vi ricordo che nel trailer della beta veniva annunciato che appunto in questi giorni in cui era disponibile un'anteprima di Black Ops 3 era possibile scoprire 8 specialisti, che ne manca ancora uno e che quindi questo comporterà un ulteriore aggiornamento per la beta nei giorni di sabato e domenica. È per ora solamente un nostro parere, ci tenevamo a farvelo presente. Infine, ma non infine, ecco il motivo per cui molti di voi ci hanno chiesto di fare video sulle score streak e sugli specialisti, e per questo motivo abbiamo aspettato fino ad ora. Per qualsiasi altra informazione su Call of Duty Black Ops 3 non ci resta che aggiornarci a un altro video.